Buongiorno ragazzi, ben ritornati sul canale del vostro anti-youtuber per eccellenza, perché lo youtuber è il tifoso dell'Inter che molte volte non ce l'ha fatta. Poi ci sono le varie eccezioni, ci sono grandi youtuber nerazzurri, grandissimi tifosi nerazzurri, ma sapete, a me piace considerarmi uno youtuber, non youtuber, è un po' un ossimoro, però... Juve-Inter finalmente si gioca, Juve-Inter finalmente affrontiamo coloro che hanno portato il coronavirus in Italia, perché se ci ricordiamo bene e come ho letto in un articolo che è stato un grande spunto per me, Sarri d'agosto è malato di polmonite ed è inconcepibile che una persona si ammali, una persona oltretutto che non è che fa una vita estrema, una vita spericolata come Sarri, che il massimo dell'adrenalina la prova scozzicandosi o sporcandosi la tuta di sugo domenicale. È inconcepibile che una persona arrivi agosto, inizi settembre, ritorni dalla Cina con la polmonite. Quindi il paziente zero è Maurizio Sarri. Per il resto non voglio parlare di coronavirus, qualcuno mi ha scritto su Instagram ma non fai più video. Ragazzi, l'ultimo video che ho fatto è quello su Zhang e d'Alpino Divino Silvestre. Perché ve lo spiego per l'ultima volta, o forse non sarà l'ultima, questo non è un impegno lavorativo. Quando voglio, quando mi va, quando c'è qualcosa di serio, ok, da dire, faccio il video, non devo timbrare il cartellino, perché io il mio lavoro ce l'ho, perché io mi piace essere, avere una certa notorietà come piace a tutti, mi piace avere una platea come penso a tutte le persone di carattere. Però non deve essere una costrizione, quindi se non faccio nessun video, perché non c'è niente di importante da dire. Che devo fare il video? Ah, si gioca oggi, si gioca domani, si gioca dopodomani, si gioca a porte chiuse, si gioca a porte aperte. Basta scrivere su Google prossime partite Inter e vediamo, cioè, anche perché ve lo devo dire io, ok? Quindi, che dire ragazzi, una partita dove noi... non partiamo sfavoriti, perché il fattore campo è stato annullato, perché le squadre stanno ferme da tanto tempo, perché la Juve viene da una batosta in Champions League, perché l'Inter è fresca anche se magari ha perso un po' di ritmo partita. Purtroppo c'è da dire, o per fortuna nel nostro caso, le partite a porte chiuse falsano proprio la competizione. Però che dobbiamo fare? Dobbiamo chiudere il campionato a febbraio? No, ma la salute prima di tutto, al netto della salute prima di tutto, è al netto, ricordate che nessuna persona normodotata e in salute che ha contratto il coronavirus non è morta, non è morto nessuno, solo persone a rischio, solo persone altamente malate, solo persone altamente anziane, ok? No, è morto uno a Barletta, invento il posto. E saluto tutte le persone pugliesi. È morto una baletta a 89 anni. Ragazzi, a 89 anni si muore. A 89 anni si muore, pure di mezza vecchiaia. Quindi, al netto di tutto, cerchiamo di trarre vantaggio dalle porte chiuse. Perché magari è più facile cannare la partita. Più facile essere per assurdo senza persone deconcentrate. Deconcentrate. E quindi, perché sembra una partita non sentita, quindi ragazzi, noi abbiamo la motivazione che siamo dietro, loro magari possono perdere la motivazione perché stanno primi, pensano alla Champions League, giocano in uno stadio già falsato di suo quando è pieno, figuriamoci quando è vuoto, quindi bisogna essere fiduciosi. Bellissima la curva a corsa, in 500 unità ieri a caricare la squadra in partenza per Torino. Spero siano da spunto per i giocatori e spero siano riusciti a trasmettere cosa è per noi Inter-Juve. Non è la classica rivalità atavica, non è semplicemente un odio. Inter-Juve è un percorso che ci deve portare alla giustizia divina. Una volta ci siamo andati vicini con la loro retrocessione, il nostro obiettivo è portare la Juve al fallimento, ma deve essere proprio l'obiettivo, se c'è un Dio di Dio stesso, deve essere proprio l'obiettivo del fato, portare la Juve a una radiazione, a una retrocessione, a un fallimento. E possiamo arrivare a portarceli
solamente iniziando a vincere noi al posto loro, perché fin quando vinceranno per inerzia non avranno bisogno di aiuti arbitrali, non avranno bisogno dei loro sotterfugi. Quindi a dire che la Juve in questi 8 anni ha rubato si dice un'emerita cazzata. Tutto merito loro, tutto merito loro. Torneranno a fare passi falsi dal punto di vista giuridico solo quando gli metteremo le palle in testa. Da quel momento in poi saranno costretti a tornare la Juve squallida di sempre, chiaro? E lì rischieranno di crollare come il loro titolo in borsa, rischieranno di fallire o retrocedere come è successo in passato. Punto. Fino ad allora muti sull'operato della Juve, muti fin quando prima dimostriamo di essere superiori e migliori e poi sottolineiamo il fatto che fanno schifo, sono dei ladri, li odiamo a vita, devono fallire e devono essere radiati oggi, bla bla bla. Stop. Come quando vi dico basta con sto triplete, prima lo rifacciamo il triplete, prima la rivinciamo la Coppa Campioni e poi iniziamo a parlare, a prendere in giro ancora la Juve. Passo e chiudo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Avanti Inter, avanti Curva Nord, forza Mister Conte. I giocatori sono quelli che sono, forza Mister Conte. Noi vogliamo il miracolo. Ciao ragazzi.